Allora, io sto ripetendo che io non ho fatto, non ho detto delle cose che ne abbiamo fatte altre. Anzi, io ho detto, sono arrivato, talmente felice, felicissimo di essere ritornato, spero di non deludere nel mio lavoro, sapendo che c'è uno squilibrio tecnico ed economico. L'ho detto che c'era questo rischio, ho detto che c'è che dovevamo rientrare in un fair play finanziario, l'ho detto il primo giorno, io ho detto cercherò di farlo facendo questo, mi sforzerò di farlo facendo questo, per poter mantenere tutti quei calciatori che vi ho detto, di poter dire al mio allenatore sì, Badeli non lo vendo, e a voi, di poter dire Kalinic no, non lo vendo, di poter dire no ad Astori, tutti quei calciatori che vi ho detto, è vicino a tutti quegli altri, Bernardeschi, tutti. Vuol dire che non siamo stati incoerenti, siamo stati coerenti, anzi coerentissimi, perché io penso che pochissimi club, pochissime proprietà avrebbero resistito a dire di no a certi calciatori sapendo che un domani niente può rientrare di quelle cifre. Se l'abbiamo fatto con uno è perché, non perché abbiamo tradito o non siamo stati coerenti, io ho detto mi sforzerò, farò di tutto di poter mantenere tutto facendo questo, l'ho fatto per 30, non l'ho fatto per 31, non l'ho fatto perché non si poteva dire di no, perché se io avessi detto di no tu oggi saresti stato qui sicuramente a dirmi Pantaleo, non, hai perso di lucidità, io la lucidità ancora la voglio, fino a che lavoro nella Fiorentina la voglio mantenere, quando non, penso di non averla più per la Fiorentina dico me ne vado a casa Lucia, a casa mia, e quindi passerò i miei giorni là, però non dire che noi non abbiamo, ma senza senso critico te lo dico, ma io penso di aver detto chiaramente noi abbiamo questi problemi, cercheremo questi problemi di risolverli facendo questo, lo abbiamo fatto, non abbiamo fatto 30, non abbiamo potuto fare 31 per delle considerazioni che potete facilmente fare anche voi, ma che non possono essere di mancata coerenza.